Buongiorno, di nuovo insieme. Come promesso, oggi ci andiamo a fare un bel gameplay con la Kurfürst, perché questa è stata una partita che ho giocato un paio di giorni fa e volevo assolutamente farvela vedere perché mi sono divertito tantissimo a giocarla. È stata una partita bellissima e quindi andiamocela a vedere. E non vi dico come finisce perché almeno ve la vedete insieme a me. E allora vi ricordo che io con questa nave ho le skill del capitano ancora in retraining, perché il capitano della Kurfürst l'avevo spostato sulla Gneisenau, ragazzi. Se volete sapere gli upgrade e le skill che uso sulla Gneisenau, sulla Kurfürst, scusate, vi invito ad andare a vedere il video che ho fatto sul il tutorial per gli upgrade e il tutorial sulle skill del capitano. Lì parlo appunto delle skill che uso sulle navi e quindi lì potete andarla a vedere se non l'avete ancora visto il video. Allora, ragazzi, ci portiamo con il team in A. L'altra metà del team sembra un po' divisa. Un DD sta andando in C. Quest'altre navi qui non lo so, però staremo a vedere. Allora, la Kurfürst, come avete già visto, io ho già fatto altri gameplay con la Kurfürst, ragazzi. La Kurfürst è un super tank. Io la gioco con i cannoni da 406 perché li ritengo più penetranti e danno un po' più di soddisfazione. Devo essere sincero, non mi sono neanche trovato male con i 420, ad essere sincero. Però i 406 mi sembrano più precisi, meno dispersivi. Mi hanno sempre dato un'idea migliore, ecco. Ok, abbiamo una Montana dalla distanza. Sembra andare un po' piano, ragazzi. Sembrava andare un po' piano, sembrerebbe. Ah, vediamo un po' se riusciamo a battezzarla. Non si sta spostando. Tiro non semplice perché è dalla distanza, ragazzi. Vediamo un po' se riusciamo a far male alla Montana. Forse è leggermente corto. No, è buono, però due rimbalzi, un over penetration. Però Wargaming, ma si può fare un over penetration a 17 km? Cioè, Wargaming, mannaggetta. Vabbè, via. Allora, vediamo un po' se. Qui ho provato, ma giustamente quando si disattiva dopo la mira fallisce, quindi niente. Rallentiamo un pochetto per vedere se ci sono DD nel cap. Sembrerebbe di no, quindi ridiamo piena potenza, riavanziamo e vediamo un po'. Abbiamo una Yamato in avvicinamento. Abbiamo perso il cap di C, però abbiamo conquistato B, questo è buono. Anche A sembra messo abbastanza bene. Allora, abbiamo una Bismarck in allontanamento. Vediamo un po' se riusciamo a farle male. Cinque rimbalzi. Vabbè, ragazzi, ci sta. Ci sta, può succedere. Oh, abbiamo un Neptune che fa capolino. Oh, ecco, infatti oggi, ragazzi, vi posso far vedere la tecnica che ho usato nelle ranked per andare a colpire le navi nel fumo. Ho attivato l'aerospottino. Vedete, con l'aerospottino, ragazzi, riesco ad avere un'inquadratura più adeguata e quindi capire meglio dov'è la nave avversaria che spara nel fumo. Vedete, abbiamo fatto 4 over penetration e 2 danni e 2 invece penetrazioni. Ora siamo in ricarica. Vediamo un po' se riusciamo a svegliare questa Neptune. Siamo ancora in ricarica. Abbiamo uno Yogumo in avvicinamento. Ma la nostra attenzione va sul Neptune. Vediamo un po', ragazzi. Vediamo un po' se riusciamo a battezzarlo. Battezzato, ragazzi. Abbiamo chiuso il Neptune e abbiamo fatto malissimo. Non si è neanche accorto quello che è successo. Oh, abbiamo una Montana che ha deciso di darci il fianco. Come ho sempre detto, ragazzi, le Montana che ti
danno il fianco sono sempre una benedizione per il cuore, ragazzi. Però si sta accorgendo che si sta ripiegando, quindi i danni ora saranno di meno. Non abbiamo preso danni, però la presi di buchi vicino a noi. Vabbè, ragazzi, può succedere. Ah, hanno chiuso la montana, ha dato il fianco a qualcun altro. Meglio così. Allora, abbiamo sempre la Bismarck a 15 km. Lo Yogumo vicinissimo. Ci stiamo prendendo un po' di rischi, ragazzi. Lo Yogumo sta uscendo. Attiviamo l'idroacustica. Abbiamo colpito lo Yogumo, lo targetizziamo con le secondarie. Decido di andare barra destra per evitare i siluri, ragazzi, e anche per permettere alle nostre secondarie di attaccare lo Yogumo. Abbiamo una Yamato vicinissima, però siamo messi abbastanza assorti, non dovrebbe essere un grosso problema. Lo Yogumo sta andando in retromarcia. Ah, peccato, noi abbiamo fatto tantissimo. Peccato. Allora, diciamo che abbiamo uno Yogumo che è dietro l'isola e non dovrebbe essere una grandissima minaccia. La Yamato è campera anche lei dietro l'isola. Arrivano dei siluri, ma non sono dello Yogumo, sono del Doskoi. Allora, non siamo messi malissimo, ragazzi. Abbiamo perso tutti i cap, quindi la partita non è che va bene. Infatti siamo sotto di quasi 150 punti. Pesantuccia, ragazzi. Vediamo se riusciamo a chiudere lo Yogumo. Vediamo se riusciamo a chiudere lo Yogumo. Ci siamo presi un altro incendio, maledetti. Ok, forse ci siamo. E vai, abbiamo chiuso lo Yogumo. Ci siamo presi anche del fuoco, un po' di fuoco amico. Allora, abbiamo questa Yamato che davvero rompe veramente le palle. Camperaccia. Ringraziamo il DD che ci ha fatto il fumo. Però ora non vediamo una beata ceppa, ragazzi. È giusto così. Purtroppo non ci spottano e quindi non vediamo la Yamato. Ora chiedo di spottare al DD. Purtroppo non ho neanche l'idroacustica, altrimenti avremmo visto la Yamato. Ma lo Shima rimane nel... Oh, eccola qua, finalmente la Yamato. Andiamo a svegliarla un tantino. 5000 danni, non tanti. Però anche lei è messa abbastanza di traverso. Ah, però abbiamo scelta difficile, ma la Bismarck ci dà un angolo migliore. Quindi decido di focussare con le secondarie la Yamato e di dare le primarie tutte in pasto alla Bismarck. Ottimo, 18000 danni. Vediamo la seconda portata come va. È andata anche bene anche la portata questa. Non vedo più la Yamato, quindi ritorno di secondarie verso la Bismarck. Ora seleziono il Benson con le secondarie. Però vedete il vantaggio di non avere le secondarie caricate al massimo? E cioè, non avere il manual control, il manual fire control. Posso targetizzare due navi, una a destra e una a sinistra. Non targetizzare, però ne posso targetizzare una e l'altra spareranno le altre. E questo è molto, molto utile, ragazzi. Abbiamo chiuso la Bismarck con le secondarie. E siamo già a 119000 danni, 3 kill e una cittadella e 53 colpi a segno. Io non mi lamenterei, ragazzi. Ok, abbiamo riattivato l'idroacustica e il Benson è, diciamo, un po' fottuto, tra virgolette. Non abbiamo rubato la kill al Benson, peccato, però abbiamo aiutato a eliminarlo ed è questo l'importante.
Allora, purtroppo la situazione di Cap non prosegue ancora molto, non prosegue bene ancora, ragazzi. Ma vediamo come evolve la partita. Allora, abbiamo una runna che sta per venirci in faccia. E non ci vede perché noi siamo nel fumo, ragazzi. Questa rune sta per essere svegliata. Abbiamo fatto male, ragazzi. Non ci vede ancora. E meno male perché sennò ci avrebbe potuto torpedare. Infatti avevo paura di eventuali su suoi siluri. Però in realtà non vedendoci non li ha lanciati. Vediamo se riusciamo a chiudere il run. Abbiamo pochi secondi. Ce l'abbiamo fatta, niente cittadelle, ma siamo riusciti a chiuderlo. 8 over penetration, ragazzi. Io non ho parole qualche volta con le over penetration. Però vabbè. Ah, abbiamo ora di fianco bene la Yamato. Vediamo se però no, non ce la facciamo. Niente, decido di abbandonare il mio attacco alla Yamato perché c'è un Baltimore in allontanamento, ma se ci possiamo levare il Baltimore. Intanto abbiamo riconquistato il Cap di C. Ottima mossa, almeno riusciamo a recuperare un po' di punti. Allora, vediamo un po'. Intanto da segnalare la Yamato avversaria che sta camperando in A. Va detto che. Ah, abbiamo preso il Confederate, ragazzi, ottimo. Va detto che se la sta giocando bene, ragazzi, perché sta tenendo testa in A da sola. Quindi complimenti alla Yamato. Assolutamente bisogna fare i complimenti perché ha affondato una corazzata e ora vediamo come se la cava il cruiser. Colpa forse anche mia che li ho un po' abbandonati. Però cioè non si può rimanere. Erano 3 contro 1. Se perdono, cavoli loro, nel senso, ragazzi. Ok, il Baltimore sta subendo l'ira di Dio, ragazzi. Sta subendo l'ira di Dio. Ormai penso. Vediamo se lo riusciamo a chiudere. Ok, vediamo un po' se riusciamo ad abbatterlo. E direi di sì. E abbiamo preso il Kraken, ragazzi. Ottimo, un bel Kraken meritato. Siamo già a 170.000 danni, ragazzi. Da far notare che la Yamato sotto ha devastato il gruppo che da soli si sono fatti ammazzare tutti, incredibile, veramente incredibile. La Yamato ha delle capacità assurde a volte, però noi dedichiamoci alle corazzate che stanno su a nord, perché è arrivato il momento di svegliarle. Allora, vediamo un po'. Beh, non tanti danni. Abbiamo anche una Missouri che ci dà un angolo molto stretto. Ora vediamo se riusciamo, perché abbiamo l'isola di fianco. Non possiamo allargarci per dare tutti i cannoni. Allora, vediamo un po' se questa Kurfürst riusciamo a farle male. Diamo tutti i cannoni. Ok, vediamo un po'. Ah, vabbè, un 6.000 danni. Così di lato 6.000 danni è buono, ragazzi. Non ci lamentiamo, siamo già a 180.000 danni. La partita sta avanzando molto bene. Stanno di nuovo ritentando di affondare la Yamato sotto. Vediamo se stavolta ci riescono. È incredibile quella Yamato. Ah, questo è un bel colpo. Abbiamo devastato la Kurfürst, 18.000 danni si è presi in pancia. Ottimo, ottimo. Siamo arrivati a 6 kill, ragazzi, 197.000 danni. Penso che sia un ottimo risultato. Abbiamo un Confederate, un Kraken, un Quarter Expert e mi sembra un First Blood. Sì, è anche un First Blood.
Ok, hanno chiuso la Missouri. Abbiamo qui adesso il Moscova. Vediamo se riusciamo a fare male al Moscova. Si è allargato. 5.000 danni, purtroppo solo una penetrazione. Peccato, potevamo fargli veramente, veramente male. Oh, alla fine sono riusciti ad affondare la Yamato. Ce l'hanno fatta, yuppie. Io ho deciso di allontanarmi, ma perché stiamo sotto i punti e dovevo andare, non potevo perdere tempo con un'unica nave, dovevo andare dove c'era. Spero di non aver sbagliato, ma la partita sta andando bene, quindi assolutamente. Qui in questa partita è fondamentale chiuderla perché siamo sotto di punti, rischiamo che il tempo finisca, ormai non è più il caso, però rischiavamo che il tempo finisca e era ammissibile, assolutamente no. Siamo arrivati a 202.000 danni. Vediamo se riusciamo a fare qualcosa di meglio. High Caliber, ragazzi, ottimo. Siamo arrivati a 216.000 danni. High Caliber, partita finita. Eccomi qua ragazzi, ho voluto farvi vedere questa partita perché mi sono veramente divertito a giocarla, è stata veramente una bella esperienza. Vedete come io ho giocato sempre in maniera molto aggressiva, soprattutto nella parte in cui ero nel KDA, ma è così che bisogna giocare, secondo me, la corazzata ragazzi, ma ormai ve lo ripeto. Comunque, ecco, siamo arrivati a 6 kill, 200, quasi 220.000 danni. Con Federit, High Caliber abbiamo preso tutto quello che si poteva prendere. Dreadnought anche perché è arrivato chiaramente dopo, anche il Dreadnought. E quindi, ragazzi, partita eccezionale. E io con questo video chiudo, diciamo, la parentesi che ho aperto con il come, diciamo, giocare le corazzate. E spero che vi sia d'aiuto a voi neofiti e anche a voi magari un po' più esperti, ma a che cercate di migliorarvi ancora di più. Quindi spero che questi video vi siano potuti essere d'aiuto. Mi è piaciuto perché vi ho potuto far vedere quel famoso discorso delle ranked di quando si spara con l'aereo spottino nel fumo, della vera efficacia di questo aereo, che serve esclusivamente per questo, sparare nel fumo, ragazzi. Quindi, dato che ancora mancano una settimana di Ranked, spero che vi possa balzare all'occhio e usarlo anche a voi se giocate corazzata, soprattutto con la Nagato o anche con la Gneisenau o anche comunque con tutte le corazzate, sicuramente è molto utile, soprattutto in Ranked. Però, dato che alla fine l'aereo di difesa aerea ormai serve o non serve, dato che dura pochissimo, ho deciso di mettere sulle corazzate sempre questo aereo spottino. Proprio per l'eventualità di dover sparare nel fumo, anche perché comunque i Kutuzov ce ne sono parecchi, meglio sempre essere prevenuti. E quindi ecco ragazzi, io se il video vi è piaciuto mettete un bel mi piace, condividete, aiutatemi a crescere con il canale, se avete dei consigli, dubbi o qualche richiesta scriveteli nei commenti qui sotto, io cerco sempre di rispondere a tutti. E noi ci vediamo domani con l'inizio della nuova parentesi dei Cruiser. Che come vi ho già detto, il cruiser diciamo è il mio stile di gioco di base, quindi mi fa piacere farvi vedere qualche gameplay. Adesso vedremo, penso che partiremo con lo Zao, così chiudiamo un'altra mini parentesi di come giocare al meglio i cruiser giapponesi e poi andiamo avanti. Va bene ragazzi, allora ci vediamo domani e ciao a tutti.